Vermezzo, Vlad Stefanescu, lui ha portato il suo grande cavallo qui a Vermezzo per fare il Gran Premio. Sì, allora sto montando un cavallo di 10 anni che si chiama Topaz Silvanais. Ho fatto questo nazionale essendo l'ultimo indoor qua a Vermezzo. Ho fatto la 140 il primo giorno, ho fatto due errori ma abbastanza bene, e oggi in Gran Premio ancora due errori ma il cavallo molto bene, e io l'ho montato molto bene, quindi sono soddisfatto. Ed è una soddisfazione poi riuscire a gareggiare insieme ai grandi e poi in ostacoli così grandi, così alti. Sì, è veramente una grande soddisfazione. Perché il Gran Premio è un piacere. Sì, dà tante appunto soddisfazioni, ma poi è proprio divertente gareggiare ad alti livelli, tanta competizione, proprio divertente. Senti, non è il tuo primo Gran Premio, ne hai fatti 3 fino adesso? 5. 5? Sì. Sono andati, facciamo un bilancio dei tuoi Gran Premi. Ho fatto tutti dei Gran Premi buoni, anche il primo è stato un buon Gran Premio. Avevo fatto la prima 40 subito dopo il Gran Premio, ma tutto molto bene finora. Ho fatto un Gran Premio bene due settimane fa, dove mi sono piazzato al quinto posto in un Gran Premio molto difficile qua a Vermezzo. Ho fatto 0 nel primo giro, un errore sul penultimo nel secondo percorso, ma molto bene. Poi è stata una grande soddisfazione perché in premiazione dopo la premiazione appunto sempre in capo prima del giro d'onore, Roberto Arioldi, dopo aver vinto la Coppa, me l'ha ceduta, essendo il ragazzo più giovane del concorso. Quindi è una grande soddisfazione, un grande piacere. Senti, dove l'hai messa questa Coppa? L'ho messa sulla mensola sopra il letto, in camera. Così la guardi sempre. Che entri in camera. Sì. Senti, inizierà adesso questo circuito di concorsi all'esterno. Hai già un programma? Allora, io ho un programma ancora da definire precisamente, però penso di svolgere un nazionale a Tortona di preparazione con una mia nuova pony che monto, e dopodiché farò Manerbio la settimana subito dopo, e dopo penso di fare un altro nazionale, poi il Toscana Tour, e dopodiché, se tutto va bene, un altro nazionale in seguito al Toscana Tour e l'Ambrechthausen portando il cavallo, e se tutto va bene anche il pony. Sei ancora in quel momento della vita dove si monta sia cavallo che pony? Sì, ancora, per un, anno, fatto, ancora, no, per, un ancora anno. Per un anno monterò i pony. Poi dopo? Dopo solo grandi cavalli. E su grandi salti? Sì, speriamo. Senti, ti avevo chiesto tanto tempo fa se c'era una mezza intenzione di cambiare bandiera. Sei rimasto allo stesso avviso? Allora, come avevo detto, ci sono tanti pro ma anche tanti contro. Momentaneamente sto montando per la Romania perché mi dà grande possibilità di fare tanta esperienza, e questo per me è molto fondamentale se voglio migliorare e diventare un grande cavaliere. Più esperienza faccio adesso e più ne avrò in futuro, quando salterò le gare veramente grosse, sperando che le salterò. E quindi questo per adesso è la mia idea principale, quindi penso che per un periodo monterò ancora per la Romania. C'è qualcuno dalla Romania che viene a vederti, che viene a controllare quanto sei diventato bravo? No, c'è però Marco Alfieri, che è un ragazzo che monta per la Romania, che fa in concorsi, e lui adesso è in Florida a montare, viene a metà stagione in Italia, il suo istruttore è uno che parla un po' con la federazione rumena e fa il punto della situazione. Va bene, complimenti e ci sentiremo prossimamente. Grazie mille.